Amici bevitori, bentornati a casa mia. Con Genova alle mie spalle, vi auguro un buon inizio settembre. Oggi vi porto in Piemonte a degustare un grandissimo rosso piemontese, il Rucchè di Castagnole Monferrato DOCG. Diventato DOCG nel 2010, scusate, deve la sua riscoperta in realtà al parroco di un paese che nel 1964 trovò delle viti all'interno dell'appezzamento dietro la chiesa e ricominciò a coltivare quest'uva. Lui, la maestra e la sindaca del paese nel 1987 riescono a dare la denominazione di origine controllata a questo vitigno, il Rucchè appunto, e a creare quello che oggi è un grandissimo vino riconosciuto in tutto il mondo. Tratti distinguibili molto marcati, note di rosa e di spezia che al naso, anche alla cieca, lo rendono veramente riconoscibile. Il Rucchè si sviluppa nella zona astigiana in soltanto 7 comuni su 150 ettari, quindi una diocesi veramente piccolissima, prodotta soltanto da 20 viticoltori. Oggi vi porto a degustare il pioniere del Rucchè di qualità, la cantina Ferraris, oggi condotta da Mr. Rucchè Luca Ferraris, che ha reintrodotto, diciamo così, l'imbottigliamento, anzi ha introdotto, non reintrodotto, ha introdotto l'imbottigliamento del Rucchè e diciamo così la potatura di qualità. Allora, veniamo alle note tecniche del vino. Intanto analizziamo subito il colore, che come potete vedere è di un bellissimo rosso rubino brillante. Al naso si sprigionano note, come vi dicevo, floreali, tantissima la presenza della rosa. Una bella nota speziata, pepe nero più che altro, scusate, e ovviamente la parte fruttata che non può mai mancare nel vino, che è quella della ciliegia. Veniamo alla parte gustativa. Allora, il Rucchè dovete sapere che non spicca tanto per acidità nel vino al sorso quanto per tannicità. Infatti è un vino carico di polifenoli, i tannini appunto, che riempiono perfettamente la bocca, lasciandola bella impregnata di vino, ma allo stesso tempo fresca e pulita. Questo è il vino base della cantina Ferraris e il sorso è immediato, pulito, semplice, mai sopra le righe, adatto a qualsiasi situazione, dall'aperitivo alla cena. Un piatto di formaggi semistagionati, una bella grigliata di carne, questo vino regge veramente qualsiasi situazione. Io nello specifico stasera credo che lo abbinerò allo spezzatino con le patate. Vi auguro una buona giornata e cin cin.